Siamo al quadrivio di Arzano, Secondigliano, dove il 23 gennaio del 1969 alle 16.30 un boato terrificante squarciò l'aria portandosi via 11 vite umane. Questa mattina l'associazione che commemora le vittime di quel drammatico evento si sono radunate come ogni anno per commemorare i loro cari. A voi le immagini. Il progetto era stato affidato a un consorzio di imprese, la Arzano Scarl, la Murer Sogem, la Chini e Tedeschi ed Ilia, che aveva avuto l'appalto a sua volta dalla concessionaria, la Cogeri di Milano, ente appaltante alla concessione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE. Sin dal primo momento si capì che qualcosa non andava, la gente era molto preoccupata, la caserma che è qui a pochi metri di distanza dalla voragine presentava forti lesioni, ma la stessa chiesa un pochino più avanti franavano i pavimenti. L'allarme non fu recepito, i lavori andarono avanti, questo tunnel che doveva collegare Capodimonte con Arzano, altro non fece che creare praticamente 11 vittime innocenti, perché oggi al posto del crocevia di Arzano Secondigliano c'è una voragine ormai colmata larga 40 metri. Il gas allora fu riuscito alle tubature spezzate per l'improvviso crollo della volta del tunnel. Da 4 anni era in costruzione questo tunnel e doveva congiungere, come abbiamo detto, proprio il sottosuolo, la strada provinciale tra Miano e la rotonda di Arzano, una mega opera finanziata con i fondi del dopo terremoto. I risultati sono questi: ad oggi le famiglie lamentano ancora i risarcimenti che non sono mai arrivati. Anzi, sono stati sentenziati 100.000 euro a famiglia, ma purtroppo, poiché i colpevoli sono stati addirittura assolti, stanno lamentando la richiesta di ristoro, quindi di ritorno di quei 100.000 euro, addirittura più gli interessi. Oltre al danno, la beffa. Un ricordo terribile, Sandro, eri un ragazzino. Sì, avevo i miei 19 anni e a distanza di 22 anni il dolore è sempre forte, perché in effetti noi ogni anno ci riuniamo qui in questo luogo per ricordare le 11 vittime di questo disastro, che praticamente hanno perso la propria vita. Ci sono i resti mai ritrovati di una delle vittime, cosa rimane di tutto questo? È solo un gran dolore, perché in effetti sì, Stefania Bellone non è stata mai ritrovata, una ragazza che papà è finito senza avere nemmeno la gioia di sapere come è andata a finire la giustizia sul lato della propria figlia. Siamo in compagnia del presidente della settima municipalità, il dottor Moschetti. Un momento di dolore, però su questo dolore pesano delle assenze importanti. Avendo sentito un pochino i familiari delle vittime, c'è un dramma nel dramma. Sì, buongiorno a tutti. Questa di oggi purtroppo rappresenta una tristissima pagina del nostro territorio. Tutti noi ricordiamo ciò che accadde ben 22 anni fa, l'esplosione, quindi l'incendio terribile, la caduta dell'edificio sovrastante e 11 vite spezzate. È tristissimo ricordare tutto quello che è accaduto, addirittura un corpo mai ritrovato, una bimba di 11 anni che passeggiava con la cugina morta, e quindi è chiaro che ci sono delle responsabilità per le quali doveva pagare qualcuno. E invece non c'è stato tutto quello che si aspettava, e quindi credo che è giusto continuare a far luce su questa tristissima vicenda, perché non c'è stato il giusto riconoscimento per le vittime, per i parenti delle vittime, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista morale, perché questo luogo
è abbandonato a se stesso, e se non fosse per noi che nonostante i limitati mezzi cerchiamo di tenerlo, diciamo, in una situazione un po' più decorosa, vedete bene quella che è la situazione. Quindi l'idea mia è quella di organizzare una commissione straordinaria in municipalità. Questa è una novità. Sì, è una novità, sì, ho riflettuto a lungo su questa cosa perché purtroppo col tempo non si è riuscito a far nulla. Quindi organizzare questa commissione straordinaria che segua appunto la vicenda della tragedia del quadrivio di Arziano, per far luce sicuramente su tutto quello che è accaduto allora e per cercare di rendere decoro ai familiari delle vittime e alle vittime stesse. Grazie Presidente. Buona giornata. Siamo con la mamma di Serena De Santis, che a distanza di tanti anni ha ancora il cuore straziato dal dolore. Una bambina di soli 11 anni che, la cui unica colpa era quella di trovarsi a passeggiare in questa zona. Che ricordo ha? Un ricordo spaventoso, perché quel giorno io avvertì che c'era qualcosa che, sai, il cuore di mamma avverte sempre un pericolo. Sentì uno scoppio, che stavo a lavorare a pochi passi da qua. Sentì un enorme scoppio. Mai avrebbe immaginato. Ebbi la telefonata di mia figlia, la più grande. Mamma, è arrivata Serena, stava venendo a prendere a te al lavoro. Allora in quel momento mi capì che qualcosa non... Poi la bambina è stata trovata dopo 3-4 giorni, risultava dispersa. E vi lascio immaginare. È difficile anche intervistare davanti veramente a un dolore così lacerante le persone. Il rispetto ci induce al silenzio. Grazie signora. Noi ricordiamo ogni anno le vittime di Secondigliano. Fra loro purtroppo c'era una nostra studentessa, e allora da allora siamo sempre stati vicini, grazie anche alla mia professoressa Siniscalchi, che è sempre organizzato, perché profondamente sente questa sofferenza della mamma e questa vicinanza che tutti gli alunni debbono avere per i loro fratelli. Grazie.